L'osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell'Economia dice che il 27% di tutte le partite IVA registrate e attive è attribuito a persone fisiche di sesso femminile, il 45% è riferito a titolari uomini, mentre il 28% è formato da persone giuridiche. Per Unioncamere le imprese femminili in Italia sono 1.340.000, pari al 22% di quelle iscritte al registro delle Camere di Commercio. Rispetto alle imprese maschili, quelle femminili sono più concentrate nei servizi, di dimensioni più piccole, più ditte individuali, più nel mezzogiorno, più giovani, più recenti e più straniere. Il gender pay gap è ancora alto, il 34,8% fattura meno di 10.000 euro contro il 15,6% degli uomini, il 2,7% delle donne fattura più di 60.000 euro contro il 10,3% degli uomini. Le donne restano quindi sottorappresentate nel mondo imprenditoriale. Operano in realtà più piccole, meno dinamiche e a minore capitalizzazione rispetto a quelle maschili. E anche le motivazioni dell'avvio di una carriera imprenditoriale sono diverse fra uomini e donne, perché qui si tratta del desiderio di bilanciare lavoro e famiglia, oppure della volontà di sfuggire alle logiche del soffitto di cristallo in aziende più strutturate. Quindi esiste un enorme potenziale imprenditoriale femminile che sarebbe utile conoscere, sostenere e far crescere. Tra gli strumenti di incentivazione statali c'è il Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese, che però nella sezione speciale imprenditoria femminile ha registrato nel 2018 solo 15.080 domande, pari appena all'11,7% del totale delle operazioni garantite dal fondo, per un ammontare di finanziamenti pari a 1,3 miliardi di euro, il 6,5% del totale, e un importo garantito complessivo pari a 892,5 milioni, il 6,5% del totale.